La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di L'Aquila e Teramo e l'Università di Teramo hanno aperto in anteprima per la stampa la necropoli dell'Età del Ferro, un sito di rilevanza storica recentemente scoperto a Pienodaccio. Durante i lavori di archeologia preventiva condotti nell'area del polo universitario di agrobioveterinario sono emerse sepolture risalenti all'Età del Ferro, spingendo così la soprintendenza a ordinare uno scavo archeologico completo per svelare i segreti dell'antica necropoli. Sono venute fuori queste tombe veramente intatte e con tantissime informazioni legate sia alle caratteristiche proprio dei personaggi, delle persone, non solo dei personaggi all'interno, ma anche di monili. Ad esempio abbiamo anche visto un contenitore di vino, quindi si aprono tantissime possibilità, sia quelle legate alla paleogenetica, quindi per verificare studiare meglio questi gruppi di popolazione, ma anche capire che cosa mangiavano, tenuto conto che nelle tombe, insomma, ci sono questi ritrovamenti. In concomitanza con le giornate europee dell'archeologia, domenica 16 giugno è prevista una giornata di apertura del cantiere archeologico di Pianodaccio, dove i visitatori già numerosi e con biglietti esauriti potranno esplorare il sito e ascoltare dai professionisti i dettagli delle scoperte e delle operazioni in corso. C'è stata una collaborazione molto stretta con l'Università di Teramo che ci ha dato proprio la possibilità di aprire un sito che è di loro proprietà e la collaborazione con il FAI che ci aiuta nelle visite, visite che altrimenti non avremmo potuto garantire perché appena aperta le prenotazioni già abbiamo sold out, quindi si vede che c'è un forte interesse. La cosa che mi ha fatto piacere arrivando qui è che mi è stato chiesto quando lo riorganizzate, che non ho fatto in tempo a prenotare la mia visita, quindi evidentemente dovremo organizzarci, c'è un forte richiamo all'archeologia. Per me l'aspetto fondamentale è capire la metodologia, come si arriva a conoscere, come si scava, che cosa si fa. È questo che abbiamo proposto, non semplicemente una visita tecnico-scientifica che ci racconta il sito, ma una visita che ci fa capire come lavorano gli archeologi, come lavorano i restauratori, come lavorano gli antropologi. Si tratta di un team multidisciplinare che insieme collabora con delle fasi ben precise, con delle attenzioni, un lavoro certosino che serve a fare in modo di poter ricostruire la nostra storia senza danneggiare nulla.